vedremo una serie di interviste molto interessanti che abbiamo fatto con chirurghi, perché che ci aprono un po' alla speranza, alla fiducia nella chirurgia, perché fra poco vedremo alcune immagini e parleremo di tumori addominali che l'addome è un'area del nostro corpo molto esposta al cancro. Li chiamano i big killer, le forme più diffuse ed aggressive. Si pensi che di tumori allo stomaco si ammalano 17.000 persone ogni anno, specie in Toscana e Romagna, molti di meno al sud. 8.500 persone all'anno invece scoprono di avere un tumore al pancreas, definito il killer silenzioso, uno dei più temibili e più frequenti in chi fuma ed è obeso. E poi il tumore del colon retto, che con quello al polmone, alla prostata e al seno costituisce uno dei quattro tumori più frequenti nei paesi occidentali. E abbiamo così fatto, l'abbiamo accennato all'inizio, un giro di interviste tra alcuni chirurghi. Per prima cosa, per sapere a che punto è la chirurgia addominale, cosa è importante che il pubblico a casa sappia. Sentiamo. Beh, sì, prima di tutto direi che arrivare in tempo su queste malattie importanti è basilare. Che queste malattie oggi, fortunatamente, grazie ai progressi tecnici e scientifici, vengono trattate in maniera sicuramente più radicale e con determinate tecniche anche in maniera più, direi, gentile. Nel merito della terapia *a latere* di un intervento chirurgico esistono moltissimi fattori che, se presi in considerazione e rispettati, fanno sì che il paziente possa avere un decorso post-operatorio, un'assistenza di tipo nursing più elevata e che quindi gli conferisce una più rapida guarigione, un più breve permanere in ospedale, quindi un più rapido ritorno alle proprie attività. Ecco, accorgersi spesso, quindi, accorgersi presto di avere un male. Ma nel corso del meeting della Salus è stata citata spesso la frase, la parola fast track surgery, un protocollo chirurgico usato da qualche anno per velocizzare il percorso del paziente. Sentiamo ancora il dottor Bardi. Fast track dall'inglese è un trasporto, diciamo, veloce, cioè praticamente il paziente ha una somministrazione di farmaci come gli antibiotici in maniera ridottissima, non ha sondino nasogastrico, il classico tubicino nel naso, ha un catetere vescicale per pochissimo tempo, massimo 24 ore, ha un solo drenaggio che viene rapidamente rimosso, viene invitato ad alzarsi dal letto, a lasciare il letto rapidamente e viene invitato a mangiare già dalla mattina dopo l'intervento. Queste sono tutta una serie di consuetudini che nel nostro gruppo appunto fanno parte della routine, ma purtroppo in tante altre realtà non sono ancora pienamente adottate, per cui questi pazienti hanno, direi, un po' l'opposto di tutto quanto detto, cioè sondini, catetere Tempi lunghi. e tempi chiaramente più lunghi. Perché? Perché tutto ciò determina una invasività maggiore sull'organismo, quindi sul fisico, il quale ritarda nel suo recupero e quindi l'invasività si traduce anche in una degenza maggiore. A convegno tanti medici specialisti in chirurgia, in ecodiagnostica, in medicina nucleare. Quale messaggio finale esce fuori da questa convention? Sentiamo. Io credo che il messaggio principale sia quello che gli specialisti delle varie branche che approcciano i tumori dell'intestino, si parlino finalmente tra di loro. C'è una grossa integrazione multidisciplinare. Gli oncologi medici, i chirurghi, gli endoscopisti, i radiologi parlano finalmente la stessa lingua e questo ha un grande risultato in termini di efficacia delle cure e quindi un beneficio per i pazienti. Multidisciplinarietà intende, come dire, soprattutto ecco, per la chirurgia, per esempio addominale, quali sono, gli specialisti che parlano fra di loro?
Diciamo che l'interazione più forte è sicuramente quella tra i chirurghi generali e i chirurghi della chirurgia colorettale. I tumori del colon retto vengono trattati specificamente con migliori risultati da chirurghi che hanno un'esperienza specifica. E quando in convegni di questo tipo si trasferiscono informazioni che servono a migliorare la qualità delle cure, in qualche modo a definire gli standard di trattamenti chirurgici e soprattutto l'integrazione con gli altri specialisti, credo che questo sia l'obiettivo raggiunto. Una delle sezioni più interessanti di questo meeting è stata quella dedicata alla termoablazione, cioè alla vaporizzazione delle metastasi epatiche e pancreatiche, laddove ovviamente è possibile, con una sonda mini-invasiva e con le microonde. A che punto è la termoablazione e quali novità ci sono in questa particolare terapia che sta a metà tra la diagnostica, la ecodiagnostica e la chirurgia? La nuova frontiera è sicuramente l'utilizzo delle microonde, perché le microonde ci permettono in un tempo più breve di fare delle lesioni più grandi, di trattare delle lesioni più grandi e quindi dei tumori più grandi, quindi evitando complicanze e quindi potendo trattare dei tumori molto più importanti che con la radiofrequenza avrebbero richiesto più tempo. In particolare su quali organi funziona di più? Noi la usiamo moltissimo sulle metastasi epatiche, soprattutto da colon, da carcinoma della mammella e da tumori neuroendocrini, dove si è vista che l'efficacia locale è molto alta. Continuiamo ovviamente a usare la radiofrequenza, ma soltanto nei tumori un po' più piccoli di 3 cm, e usiamo queste microonde soprattutto negli epatocarcinomi multinodulari, negli infiltranti e in tutte le metastasi. Io penso che il futuro siano le microonde. È cambiata quindi la tecnologia? La tecnologia è sempre più avanzata, le microonde riescono a farci, ultimamente è uscita una nuova microonda che riesce a farci una termolesione esattamente sferica e questo ci permette di controllare molto bene quello che noi andiamo a bruciare e poi si utilizza non solo nel fegato, si utilizza, ne abbiamo forse parlato qualche altra volta, nel polmone soprattutto, si utilizza anche palliativamente nel tumore dell'osso e nel tumore del pancreas. Dottor Bacco, sentiamo i dettagli, cosa è e come si effettua la termoablazione? Già a partire dalla seconda metà degli anni 80 si sono sviluppate nuove metodiche in alternativa a quella che è la metodica classica, che sarebbe l'intervento chirurgico, che rappresenta nei casi possibili sempre la metodica di prima istanza. In tutti gli altri casi, che sono la maggioranza, nei quali non si può fare questo tipo di intervento di resezione della malattia, noi utilizziamo altre metodiche alternative che si sono sviluppate, fra le quali la termoablazione percutanea con alcune metodiche, di cui le più frequenti e soprattutto le più importanti sono quelle con la radiofrequenza, ma non dobbiamo dimenticare quelle con le microonde e quelle con il laser. In parole semplici, anche se non è molto facile dirlo, la radiofrequenza, che è quella che noi utilizziamo per la maggior parte, sfrutta l'energia generata dal movimento elettrico. Cioè, che significa? Che praticamente noi introducendo un ago all'interno della neoplasia creiamo l'aumento di temperatura, e si è visto che praticamente quando si arriva a 60 gradi a livello della neoplasia si determina una necrosi del tessuto in pochi minuti, però se arriviamo fino a 100 gradi si può addirittura avere la evaporazione o carbonizzazione del tessuto. Il principio fisico è praticamente un circuito elementare monopolare. Cioè, noi abbiamo un generatore che genera l'energia termica ed abbiamo praticamente un elettrodo attivo rappresentato dalla punta dell'ago che noi mettiamo nella neoplasia ed un elettrodo dispersivo, cosiddetto, che è rappresentato dalla piastra, che da una piastra che noi mettiamo sull'arto inferiore del paziente. Questo praticamente, attivando il generatore, produciamo il calore, che arriva praticamente a livello della neoplasia e determina la necrosi.
La cirrosi è una patologia ovviamente cronica che insorge a sua volta su un'epatite cronica, un'epatite B, un'epatite C o un'epatite di tipo alcolico. Il problema dell'epatocarcinoma è che il tumore che insorge su cirrosi insorge su un fegato malatissimo e quindi è un fegato che non ha più già una resistenza anche ad avere un intervento chirurgico. Per cui chi ha un epatocarcinoma soltanto nell'8% dei casi può essere sottoposto a un intervento chirurgico che resta comunque l'elezione nel caso del tumore. Invece un buon 60% di pazienti, anche con cirrosi epatica e anche con funzione epatica ridotta, può essere sottoposto all'intervento di termoablazione con varie metodiche come abbiamo ricordato. La cosa importante che si è vista nelle analisi degli studi internazionali, della letteratura internazionale che oramai è acclarata per quanto riguarda soprattutto il tumore epatico, è che a 5 anni il 60% dei pazienti è vivo e questo coincide con i risultati della chirurgia. Ovviamente però la termoablazione costa di meno al Sistema Sanitario Nazionale, costa di meno al paziente in termini di ricovero, in termini di degenza, e quindi costa di meno anche per quanto riguarda proprio interventi e procedure nell'intervento e nel perintervento. Per cui resta comunque da vedere a lungo termine quali siano le effettive indicazioni, ma fino ad adesso si è visto che la termoablazione con le varie metodiche è un'alternativa razionale per questo importante tumore che è comunque il quinto tumore per casi all'anno in Italia, l'anno scorso ce ne sono stati 12.800 e che insorge su patologie che sono molto, purtroppo, molto frequenti al sud Italia ma anche nel nord e nel centro Italia. Il problema ancora è da vedere quando fare questa termoablazione. Si possono ablare noduli tumorali fino a 4-5 cm, anche fino a 3 o 4 noduli di 3-4 fino a 5 cm. Spesso la termoablazione si usa quando la chirurgia non può arrivare in alcuni posti anatomici, quindi è difficile togliere il tessuto e quindi si va appunto a necrotizzarlo, a bruciarlo, a distruggerlo con l'impiego di calore e si è visto che anche se la recidiva è alta, come d'altronde anche nella chirurgia, ma per un problema proprio legato alla patologia di base, la cosa importante della termoablazione è che è molto ripetibile, è ripetibile dopo un mese, è ripetibile dopo 2 mesi. Ecco, andiamo verso le conclusioni. Nella convention molti nomi importanti e consolidati della chirurgia italiana, ma anche molti giovani chirurghi. Quale molla spinge un giovane medico ad una scelta così importante ed impegnativa come la chirurgia? Domanda che mi fa continuamente anche mio padre, che non riesce a capire come mai questa attitudine verso le pance aperte. Non so cosa spinga un chirurgo a fare il chirurgo, sicuramente posso dire cosa spinge un medico a fare il chirurgo, vale a dire l'amore verso questa professione, una dedizione, il non annoiarsi mai e soprattutto il centro della nostra vita diventa il paziente, quindi è questo. È proprio per questo che io sono tra i soci di una associazione campana di giovani chirurghi, il segretario per l'appunto, che muove centinaia di medici campani al di sotto dei 40 anni e che hanno questa attitudine e questa volontà. Ecco, tante voci importanti, tante motivazioni diverse, ma alla fine resta un interrogativo di fondo che galleggia in un congresso così importante alle sue battute conclusive. Cosa resta quindi di questa convention? Sentiamo, sono le conclusioni, il presidente dei giovani chirurghi. Credo che un convegno del genere serva e abbia una mission molto importante, quella di far conoscere, far percepire alla popolazione che anche in provincia cosiddetta, patologie così complesse come il cancro del colon retto possono essere trattate in maniera competente, moderna, con l'approccio multidisciplinare che altrimenti si avrebbe in strutture di riferimento nazionale che però sono presenti solo nelle grandi città.
Occorre in questo caso una forte interazione con i medici di famiglia perché sappiano indirizzare bene, consapevolmente, i propri pazienti. Occorre sicuramente un'informazione che chiaramente sia dei medici di famiglia verso gli operatori delle strutture sanitarie a chi viceversa, ma credo che il successo di pubblico di quest'oggi testimoni che questo lavoro è stato fatto molto bene.